Domenica 15 ottobre, secondo voi cosa si terrà? Una bella mezza maratona, chiamiamola così, di 15 km e non poteva mancare Luciano Duchi, che le mezze maratone le ha non solo inventate, ma le ha esportate in tutto il mondo. Mentre Luca Montebelli Eccomi si, qua. come dire, si appalesa come ospite fisso ormai perché la sua capacità di gestire l'impianto giornalistico romano-laziale ormai è nota. Esagerato. È così Luca, è così. Hai Esagerato. noi oppure per nostra fortuna, un giorno poi i posteri Ai lo posteri, diranno. infatti. Ai posteri lo diranno. Allora, Duchi, che estate è stata? Tanto per starmi sul gioco, come l'hai passata? Io l'ho passata Dove l'hai tranquilla passata? principalmente, l'ho passata priorizzando il Salento a giugno e i primi di luglio, che è sempre una zona, un Belvedere. bel vedere. Poi sono stato una settimana a fare la settimana azzurra dell'Unicredit del Circolo in Calabria, Calabria Ionica però, e poi sono stato nel mio eremo sul Monte Amiata, dove ho una casetta nella parte vecchia del paese, dove ho meditato e ho pensato Come come organizzare gli eventi? Perché io organizzare gli qui volevo eventi. arrivare, Ecco, ecco. E come saranno gli eventi legati alle mezze maratone di questo marchio incredibile che guadagna le tasse da tutto il mondo, anche degli organismi internazionali? Perché tu sei medaglia d'oro, hai la gold label, no, della mezza maratona. Ecco, e quali saranno? Che anno ci regali? Ci regalerai? Ma io mi auguro ardentemente che i gusti della nostra utenza, che qualcuno chiama nicchia, Nicchia. siano sempre quelli di voler essere motori. È uno sport che ovviamente interessa sempre e di più una classe di età abbastanza matura. E quindi diciamo, se, ci sentiamo anche socialmente utili, nel senso Certo, che quando uno certo. ha 40, 45, 50 anni scopre di avere il colesterolo, i trigliceridi e il dottore e la dottoressa personale dicono: guarda, devi fare un atto motorio, devi cominciare a muoverti. Qual è la cosa più facile? Che diceva il nostro amico: paio di scarpe, Certo, un paio di correre. scarpe, ti Esatto. metti a correre, la mezza maratona è una cosa È democratica, una cosa diciamo, no? democratica, è aperta È a aperta a tutti tutti. perché appunto non ti costringe. Allora, Montebelli, che cosa avverrà il 15 di ottobre? Qui vediamo la locandina che prontamente Serena Zago ci ha mandato. Beh, intanto non per correggerti, ma sono 15 km, non sono i 21 classici della mezza Sì, maratona. certo, Ecco, però insomma. la Roma Urbs Mundi, che è una manifestazione che tra l'altro Luciano Duchi ideò qualche anno fa, proprio come una mezza maratona, che poi però non si fece mai come mezza maratona È nella solo che città, vedete un solo accenno di prima. cartina molto importante perché vedete Urbs Mundi perché è proprio nel centro storico della capitale, che è la capitale anche del mondo, una Ecco, volta diciamo che diventata. per 12-13 anni questa manifestazione si è corsa sui 10 km. Sì. Quest'anno, dalla fervida mente di Luciano Duchi, è venuta fuori l'idea di trasformarla in una 15 km, tra l'altro propedeutica anche a gare più lunghe, con un percorso meraviglioso perché attraverserà eccolo qua, tutto il centro storico di Roma, Proprio il vero toccando centro storico proprio le questo, vestigia eh? della capitale, con arrivo nello stadio delle Terme di Caracalla, è bellissimo perché è stato recentemente restaurato, quindi sicuramente sarà una domenica straordinaria per tutti quelli che vogliono venire a correre, ma anche per chi può fare una passeggiata di 15 km senza impegno e senza agonismo, proprio in una delle zone più belle della Perché la non città, competitiva in la non realtà competitiva. è un modo per sentirsi parte dell'evento, ma anche passarsi una domenica in compagnia di tanta gente. Questo Assolutamente. è un po' il discorso. Che difficoltà comporta però? Io capisco che insomma, tu hai fatto Salento, Calabria Ionica, Ma l'eremo lì sul Monte Amiata, però insomma, perché te devi riprendere anche da una vita un po' stressante, mi pare, no? assolutamente, poi insomma c'è una suocera di 97 Ah, ma anni no, guarda, ti capisco, ti capisco. no, porella no. Avercela, Avercela. No, devo dire che i latini dicevano malatempora sì, curunt, vuol dire che in questo momento, dopo quello che sta succedendo nel mondo, sì, e in particolare in Italia, dopo quello che è successo a Torino, certo. i prefetti hanno giustamente, secondo me, creato tutta una serie di security per quanto concerne le manifestazioni, che però hanno un unico appeal, che sono tutte a carico degli organizzatori. Certamente. Quindi oggi come oggi organizzare una manifestazione, ripeto, anche ci hanno spiegato adesso al gabinetto del sindaco, anche una processione
vuol dire applicare delle misure di sicurezza che sono collegabili a una relazione che fanno degli esperti, ingegneri tecnici, sulla sicurezza della manifestazione, e avere tutta una serie di accortezze che vanno dalla presenza dei vigili del fuoco, che vanno dalla presenza di estintori, che vanno dalla presenza di guardare con particolare apprensione e sicurezza tutta una serie di parametri, e quindi ovviamente... Che faceva l'ortolano? Esattamente. E tutto questo si somma e va a finire sempre nell'organizzatore, che oltre a tutti i problemi che erano quelli organizzativi, di pianificazione, di organizzazione, di proselitismo, di pubblicità, di sicurezza e via dicendo, si becca anche questo. Allora il mondo va così. Tant'è che per dirti, l'impressione che tende sempre ad andare bene. No, c'era una maratona coincidente alla metà di ottobre, che era quella di Carpi, che sicuramente... Sì. Quest'anno, che ha avuto una tradizione, dava addirittura Maratona d'Italia, non si fa perché hanno detto che le condizioni di sicurezza erano così onerose per loro, perché vuol dire onerosità, vuol dire non solo impegno, vuol dire anche impiego. L'impressione è che tutto questo ci porti a stare sempre più chiusi dentro casa, e quindi chi organizza cose all'esterno, come continua a fare Luciano Duchi, ha anche un compito importante proprio di ambasciatore di un mondo che rischia di essere messo in discussione e che invece noi vogliamo che continui ad essere così. E quanti partecipanti, Luca? Abbiamo un po' di dati di questa maratona del 15 di ottobre? Luciano, tu c'hai i dati più immediati, quindi... Noi prevediamo di avere 3.000 persone. 3.000 persone, che secondo me è un numero giusto, che si attesta fra le grandi manifestazioni e ovviamente non le grandissime. E ha anche una serie di impegni di gestione organizzativa meno gravosi di una mega manifestazione. I 15 chilometri sono una distanza nella quale c'è anche un record mondiale. Sui 10 chilometri, no, i 15 chilometri dei quali parlo adesso è una distanza anomala. In Italia la faceva una gara a Ostia che si chiama Trofeo Lidense, non la fa nessuno. Nel mondo c'è un'unica gara in Olanda, a Nijmegen, dove si fanno i record mondiali, dove c'è 20-25 mila persone. Io credo fermamente a questa distanza, che è propedeutica sia per i 10 chilometri, certo, perché praticamente è anche e principalmente, come hai detto tu prima, per la mezza maratona, certo. I tre quarti della mezza maratona. È proprio work in progress, uno fa 10-15 e si collauda. Tra l'altro, visto la saturazione di eventi di gare di 5-10 chilometri, ma anche di mezze maratone, purtroppo da qualche tempo, cercare di inventarsi una cosa nuova anche per interessare meglio tutto il popolo dei podisti che provano a cimentarsi su una distanza inusuale. Insomma, credo che sia stata una bella idea portarla a 15 chilometri. Ci sono anche molte donne? Ma le donne, noi... Perché quella è una grande scommessa, credo. Guarda, è uno studio che approfondito che faccio sempre. I paesi anglosassoni, adesso specialmente anche sulla maratona, hanno raggiunto la parità. Cioè a New York, a Boston, a Londra, alle loro maratone dei 30, 40, 50 mila, le donne sono dal 45-46%, in alcuni casi hanno anche superato il 50%. Noi in Italia siamo attestati al 20, 18, 22, stanno crescendo, ma non nella maniera che avevo previsto io. Qual è secondo te il motivo vero? Qual è? C'è un motivo? Tu ormai sei anche un osservatore privilegiato, potresti scrivere anche dei trattati scientifici sulla vicenda. Ti sei fatto un'idea? Purtroppo no. Hai fatto una domanda che sicuramente adesso mi ha intrigato. Perché ho sempre pensato allo statista e non ho mai pensato al causista, diciamo, alla causa. Adesso risponderti è sicuramente è singolare, è una cosa tutto da il studiare. Mondo c'è stato un progressivo avanzamento. Voi sapete che fino a un certo punto della storia dello sport le donne non potevano partecipare alla maratona, poi questo, come non potevano partecipare all'attività sportiva, poi c'è stata questa giusta evoluzione, quindi però la maratona ha faticato un po' di più perché c'era proprio un ostracismo per legge a Boston addirittura
a un atleta nel 1967, 67. Che quest'anno ha festeggiato i 50 anni, e praticamente la bloccarono, in maniera anche energica, forte. E ci fu poi una rivoluzione. E poi da quello ci fu una rivoluzione, quindi voglio dire, c'è stata anche un'emancipazione al femminile, non solo sul voto. Voi sapete che fino al 1930 in buona parte del mondo le donne non potevano votare, forse pochi ce lo ricordano, ma c'è stata un'evoluzione costante che ha riguardato anche lo sport e, per ultimo, potremmo dire quasi la Madonna, che è considerata l'ultima proprio delle discipline dell'uomo, poi è rimasta solamente quella del matador in Spagna, per quelli che Olimpiadi di Roma 1960, la distanza più lunga che hanno corso le donne, gli 800 metri. Gli 800 metri. E quindi questo è importante, perché pochi colgono questo aspetto, diciamo, sociale, antropologico, che è alla base del divenire del genere umano. Ecco perché è importante lo sport, non è solamente calcio, non è solamente tifo, non è solamente stare chiusi in casa davanti ai televisori a seguire le partite. Lo sport ha segnato l'emancipazione del genere umano. Poi nella maratona, che è un po' l'emblema d'Olimpia, è l'emblema, no? Beh, è stata la prima, quindi, no? La prima grande espressione sportiva è stato quel signore che andò, si fece quei 44 chilometri per annunciare la vittoria ateniese sull'esercito e la flotta persiana di Serse III. Insomma, queste storie che sapete meglio di me. Detto tutto questo, quindi 15 ottobre, alla Caput Mundi. Alle 9 partiamo, anche per affettuoso suggerimento da parte del prefetto e delle forze dell'ordine, perché così liberiamo prima. La settimana dopo la Gran Fondo di Ciclismo ovviamente appesantirà un pochino, però noi entro le 10:30, che è il tempo massimo, sicuramente anche l'ultimo concorrente sarà arrivato al traguardo. E quindi crediamo di poter dare il minor fastidio possibile, laddove fosse un fastidio, perché penso che lo sport un fastidio non possa essere. Luca, ci sono altri avvenimenti che poi dopo... Sì, ci sono eventi collaterali collegati alla Roma Urbs Mundi. Nella giornata di sabato ci sarà prima il 3000 di Andrea Moccia, forse l'abbiamo già ricordato, ma voglio rifarlo, è un atleta del gruppo sportivo Bancari Romani che fu vittima di un incidente qualche anno fa e che adesso è in sedia a rotelle, e quindi ogni anno gli viene dedicata questa manifestazione omaggiato. E tutti gli atleti del gruppo Bancari Romani corrono in pista i 3000 metri. Poi nel pomeriggio ci sarà Bimbi in Corsa, una manifestazione proprio destinata ai bambini per far proselitismo per quello che riguarda l'atletica, sempre all'interno dello stadio delle Terme di Caracalla, in uno scenario bellissimo, quindi magari l'amore per l'atletica scaturisce proprio da essere presenti. E qui vediamo diciamo questo promo da voi realizzato, questa è la mezza maratona, però diciamo, questa è la mezza maratona, questa sì. È la storica mezza maratona, che non è per niente mezza, è una grande maratona che vive sui 21 chilometri, che diciamo, vedete qui questo tripudio incredibile, questo fiume, questa massa umana che si snoda per la Cristoforo Colombo e anche la Cristoforo, e qui vedete l'arrivo, questo è l'ultimo vincitore. Oh, fra l'altro ti volevo dire che l'ultimo vincitore a Adola è arrivato secondo adesso alla Maratona di Berlino, e la vincitrice Cerono Mercy ha vinto la Maratona di Berlino. E questo che vuol dire Montebelli? Significa che la Roma Ostia porta fortuna ed è propedeutica a grandi imprese. Ed è l'eccellenza. Tra l'altro alla Roma Ostia fanno i tempi che devono, perché il percorso e il clima di marzo magari favorisce. No, ma poi la capacità di Luciano è quella del fatto di diventare la mezza maratona, che era vista una sorta di propedeutico allenamento in avvicinamento alla grande maratona, a farla diventare la grande maratona a Roma Ostia. Tra l'altro la e capacità dobbiamo anche cominciare a riflettere su togliere quel mezza, che secondo me viene mal interpretato. Tra l'altro la capacità di Luciano Duchi di portare a Roma i grandi atleti che poi fanno la storia delle gare lunghe su strada. Luciano, dopo questa Urbs Mundi, che cosa ci regali? Ci regalerai? Senti, una piccola cosa volevo dire, grazie Luciano Duchi, adesso c'è una massa, no, Gianluca Montebelli è uno di questi, che sono veramente in questo momento la forza trainante, giusto. Perché io ormai sono l'immagine, mi impegno sempre, i 15 km come ha detto lui, però sono loro che marciano a 300 all'ora.
Faremo, ma principalmente siamo adesso già in preparazione di Roma Ostia. Abbiamo già, ecco, noi abbiamo già 5.300 iscritti a Roma Alla Ostia, nostra, ecco, in certo. questo momento. Pagati, quindi non è che Cioè che hanno iscritti già che hanno versato già l'obolo. versato l'obolo, hanno già pagato la tassa di Beh, iscrizione, quindi no, ma infatti. riprenderemo quest'anno il Salone delle Fontane. L'altro anno abbiamo fatto un'esperienza con Cisalfa perché il Salone delle Fontane, quest'anno ritorniamo nella nostra casa Roma Ostia e annunciamo sicuramente una manifestazione degna delle 43 edizioni precedenti. Bene, allora io ringrazio Luciano Dugli che ci parla di Maratona. Una volta parlare di Maratona a Roma, ricordo quando era un po' più, diciamo, un po' meno maturo, la Maratona era inesistente. Poi nel tempo invece Roma, anche attraverso Era Luciano avversata, Dugli, Pippo Baudo iniziò una esattamente, domenica la in e domenica, non mi ma facevano anche, mi passare ricordo con la anche Eugenio macchina. Scalfa scrisse qualcosa del genere sulla Maratona. Invece adesso Roma è una delle grandi espressioni della Maratona in giro per il mondo, e questo è un modo anche per esportare la modernità di questa città, che avrebbe meritato anche altri avvenimenti, ma insomma, vedremo nel proseguio della nostra vita. Allora ringraziamo Gianluca Montebelli, Grazie ringraziamo a Luciano voi, Dugli, e sento aperta la porta ringraziamo te della di tua. Teleambiente. No, è il vostro entusiasmo che Ma mi, diciamo è la come tua professionalità dire, io ti perché tu parli ringrazio. da addetto ai lavori Io anche ti di questo ringrazio, sono troppo argomento. buono, ma noi ci conosciamo pure da una vita, Sì, quindi sì. questo è importante. Allora ringrazio l'espressione qui che avete visto dei sentimenti della Maratona romana, e adesso ce ne andiamo in pubblicità perché poi c'è un grande ospite che ci viene a trovare. Bene, allora adesso ci salutiamo tutti e a presto.